Buongiorno Monica. Buongiorno. Allora, oggi ho il piacere di poter registrare un video con te su un tema che precedentemente ho postato nel gruppo di Sei di Mestre Sé. Questo video lo facciamo per inserirlo nel gruppo. Perché Monica Zornetta? Perché qualche giorno fa mi è venuto in mente un caso di cronaca nera riguardante non solo Mestre, ma tutta l'Europa, che però partì da Mestre. È il caso di Roberto Succo. Molti se lo ricordano, qualcuno nel gruppo ha detto che non se lo ricordavano affatto, quindi magari rispolvero un attimino cosa è successo nel 1981. In poche parole, Roberto Succo uccise i genitori e per questi delitti lui finì in galera. Poi, durante il periodo di detenzione, gli furono accomodati dei permessi, durante i quali nell'86 lui approfittò e scappò fuori controllo. Da lì cominciò una serie di omicidi e divenne effettivamente un serial killer. Questo è quello che successe. Il periodo durò. Di fuga durò dall'86 all'88, poi venne catturato di nuovo. Lui fece varie vittime anche al di fuori dell'Italia, e questa più o meno è questo più o meno è il riassunto della storia di Roberto Succo. E perché chiedo a te di intervenire? Perché Monica Zornetta, scrittrice, giornalista, ha trattato più di qualche volta temi sia sulla criminalità e anche sui serial killer. Hai scritto un libro che si chiama Ludwig, che tratta la storia di due serial killer noti che hanno fatto vittime in Italia, e sei una persona che ha parola su questo per descrivere un po' quello che è successo. Poi hai anche collaborato con Blu Notte, il programma Blu Notte, sei stata consulente per Rai 3 e sei stata anche ospite del programma Linea Gialla, se non sbaglio. Sì. Giusto per descrivere un po' le motivazioni per le quali ho chiesto a te di intervenire in questo video. Vorrei fare una piccola premessa. Allora, siccome ho voluto ridocumentarmi un po' sulla storia di Roberto, devo dire che quando si va a leggere, quando si va a ritirare fuori una storia orribile come quella di Roberto, è difficile guardarla in maniera esterna. È una cosa che, per ovvi motivi, quando uno legge questi fatti, ci mette dell'emotività e quindi la cosa invece che diventa facile è sentire della rabbia verso quello che è successo. Vorrei precisare che questo video non è tanto per ritirare fuori vittime, ritorturare quella che è l'anima di chi non c'è più. Roberto Succo ha commesso sette crimini, sette omicidi, e vorrei aggiungere che le vittime non sono solo sette, ma lui è l'ottava vittima, perché è stato riscontrato che aveva dei problemi mentali e quindi se una vita vale uno, anche lui è rimasto vittima della stessa malattia che lo aveva preso. Volevo solo precisare questo. Ora che ho parlato anche troppo, lascio a te un attimino far qualche punto della situazione o lasciarti libera di parlare di questo caso. Allora, intanto grazie mille Roberto per avermi invitata e grazie mille anche agli utenti del gruppo per l'interesse che hanno dimostrato, insomma, non dico neanche nell'approfondire, ma nel dialogare intorno a questo fatto che è tra quelli che hanno colpito moltissimo l'immaginario nostro veneto. Ed è anche per questo che quando pensiamo a Roberto Succo sentiamo una profonda partecipazione emotiva verso questa cosa, come se fosse stato uno come noi al tempo, un giovane come noi in quegli anni, anni 80. Tu eri giovane, anch'io ero più giovane di Roberto Succo, ma ricordo benissimo questa cosa.
Era uno come noi perché era figlio, per esempio, di un poliziotto della questura di San Marco, Venezia, che era conosciuto. Io stesso ho conosciuto persone che hanno lavorato con il papà di Roberto Succo e persone che conoscevano la mamma di Roberto Succo. Quindi Roberto Succo non viene da un altro pianeta, non è il prodotto di un altro pianeta o come siamo sempre stati abituati da bambini, sono cose che succedono in America, per dire. Sono cose che sono accadute fuori dalla porta di casa nostra, in una famiglia normale, quindi papà poliziotto, non un poliziotto che svolgeva delle indagini, ma era comunque un poliziotto che era nella squadra mobile. Il suo capo era un personaggio al tempo famoso, che era l'ispettore La Barbera, Arnaldo La Barbera, che è stato insomma una persona e una figura importantissima, addirittura fondamentale in tanti casi, mafia e non solo. E poi perché appunto questa famiglia normale, dove tante famiglie si sono riconosciute, è stata sterminata da questo ragazzo, un ragazzo che io con gli anni ho avuto l'opportunità di anche conoscere amici di Roberto Succo, perché nonostante le perizie ce lo tramandino come una persona molto chiusa, molto riservata, e così era anche molto in difficoltà anche a relazionarsi con gli altri, sia in classe che nella compagnia. Però persone che sono state in una sua compagnia di maestre e che mi raccontavano come sicuramente era una persona molto strana, era una persona molto chiusa, ma ad esempio, oltre alla chiara sua passione per il culturismo, per la forma fisica, per la forza soprattutto, una forza virile, aveva anche quella per i motori e anche questo è tipicamente maschile, una passione che insomma non tipicamente, non esclusivamente, ma prevalentemente maschile. Quindi un modello anche molto, molto forte, molto inciso dentro di lui. Quindi tutto questo, insomma, sono cose che noi abbiamo riconosciuto anche in altre persone, non per questo queste persone hanno avuto poi il seguito nella vita che ha avuto Roberto Succo. Lui è stato un personaggio che ci ha sconvolti e non solo Roberto Succo. Perché? Perché ci sono anche delle foto che girano in internet dove ce lo mostrano ragazzo, ragazzino, poco più che adolescente, un ragazzino come tanti, come poteva essere stato anche mio fratello, un ragazzino con la faccia da bravo ragazzo pulito, che però poi aveva dentro di sé questo demone, diciamo così. A me è capitato di osservare la stessa cosa anche nella vicenda Ludwig, per esempio, di cui tu hai accennato, due ragazzi di famiglie normali o apparentemente normali, perché poi quando noi parliamo di famiglie normali è ciò che appare all'esterno, famiglie apparentemente normali, e che però poi rimangono o costruiscono dei mondi di questo tipo, dominati dal male, dalla morte, dal sangue, dalla sopraffazione. Ciò che ha definito assassino seriale, l'essere l'assassino seriale di Roberto Succo è stato proprio il numero delle vittime, un numero delle vittime che ha superato le 3 vittime in base a quelle che sono anche le classificazioni, cioè, ne esistono numerose in base agli studi che definiscono che cos'è un serial killer, che agisce in luoghi, generalmente luoghi differenti e anche in archi temporali differenti. Roberto Succo possiamo dire che dal 1981, che è stato l'aprile, pochissimi giorni dopo il suo 19° compleanno e fino a quando è stato arrestato in provincia di Treviso, ha colpito sostanzialmente non solo in Italia, ma anche in Francia e in Svizzera. Soggetti tra i più disparati, dalle ragazze ad appartenenti appunto alle forze dell'ordine anche francese, i propri genitori, il vicino di casa che era un medico a cui aveva sottratto l'arma. Modalità più o meno diverse, però, come sottolineano spesso anche i criminologi, sono soprattutto gli omicidi fatti a distanza molto ravvicinata dalla vittima a caratterizzare
quei delitti compiuti da serial killer maschi e nel suo caso sono stati per esempio con le armi da taglio, quindi dove è presupposta anche una vicinanza estrema con quella che è la vittima o anche per strangolamento. Ecco, nel caso di Roberto Succo ci sono anche degli stupri che gli sono stati addebitati ed è stato accusato anche per quello. Quindi anche una visione nei confronti della donna assolutamente di sopraffazione, di distruzione, di totale controllo e anche appunto di distruzione attraverso la forza fisica di quella che può essere la donna. Se posso, Certo. non interrompo perché se posso aggiungere una cosa, un dato che tu hai citato e che forse merita di essere marcato è questo: quando ci sono delitti di stupro che vengono segnalati a sfondo sessuale, bisogna ricordare che lo stupro non è mai strettamente collegato ad uno stimolo sessuale, ma ad uno stimolo di controllo della vittima. Volevo solo Certamente, dire questo. infatti, grazie per, anzi, per questa precisazione. E poi importante anche la questione geografica, e qua ci ricolleghiamo con quanto abbiamo detto dal principio, avvenuto a Mestre, fuori dalle porte di casa nostra. Io vivo a Treviso, ero giovane anch'io in quegli anni e mi ricordo quando Antenna 3, che poi è l'emittente dove sarei andata a lavorare anni dopo e avuto anche la fortuna durante gli anni della mia attività ad Antenna 3 di vedere quelle famose immagini che hanno fatto il giro del mondo di Roberto Succo che nel 1986 al carcere Santa Bona di Treviso riesce a sfuggire al controllo delle guardie che lo stavano appunto gestendo all'interno. Mi ricordavo forse che era 88. Forse era 88, hai ragione. Sì, era il 88, perché 1900 qualcosa. nell'86 lui scappò Esatto. Era il 1988 dove ha imbastito su questo tetto del carcere di Santa Bona, ha imbastito questa sorta di conferenza stampa, chiamiamola così, organizzata quasi in contemporanea a quello ufficiale del questore dove si stava parlando dell'arresto di questo serial killer imprendibile per tanti anni, quindi da quando era scappato, giustamente dal 1986, sfruttando anche dei permessi che aveva avuto per studiare, fino a quando appunto è rientrato in un carcere, portato a Treviso da Vito a questo show, ed è quello che è stato ripreso dalle emittenti locali, in particolar modo da Antenna 3, i cui operatori sono stati i primi ad arrivare lì a vedere tutta questa performance, chiamiamola così, di Roberto Succo, che si arrampica in un tetto, altezza di 2 metri, la forza fisica, l'agilità, questa sua, la quotidianità con l'esercizio fisico, con la forma, con il fatto di essere agile, con il puntare tantissimo su quella che è la sua figura anche e sul timore che attraverso il suo corpo poteva incutere negli altri, dà vita a questa cosa dove si spoglia, rimane con un paio di slip, semplicemente grida, getta pezzi di cose che trovo in questo tetto e attacca con offese la ragazza di cui lui era innamorato e più volte aveva detto che lei era stata la persona che lui aveva amato per davvero e per la prima volta e che l'aveva a suo dire tradito. Quindi era proprio durante un incontro che avrebbero dovuto avere vicino a Conegliano che si verificò questo arresto da parte appunto della polizia di Treviso. Che poi molti parlarono e tuttora dicono che quello fu un tentativo di fuga. Probabilmente lui cercò in tutte le maniere di effettivamente fuggire. Credo fosse molto difficile che lui potesse riuscire in questo, perché quando poi cadde dal famoso cavo elettrico della corrente, nel filmato, mi ricordo, si vedeva benissimo che dall'altra parte c'erano già molti agenti che l'aspettavano. Quindi probabilmente da lì non sarebbe riuscito a scappare, però fa parte un po' di quello che era anche la sua personalità. Mentre era sul tetto, passava nel dire cose che avevano un senso ad altre che poi ne avevano meno. Non era lucidissimo, quindi c'era un No, no,
Infatti non era lucidissimo e fondamentalmente pareva avesse anche una esagerata visione di se stesso, quindi anche quel narcisismo che lo caratterizza. Di conseguenza non aveva la realtà, non riusciva a controllare la realtà per com'era, quindi la sua fuga, la sua voglia di fuggire, e avevo letto anche in un'intervista in cui diceva: io sono come un uccello, io muoio in un carcere. Ecco, lui si sentiva la persona più forte di tutte, quella che se avesse voluto avrebbe potuto fare fuori le donne che lo hanno aiutato, perché si erano innamorate di lui. E questa è un'altra caratteristica di Roberto Succo, cioè il fatto di essere essere stato un assassino, un serial killer, ha spezzato molti cuori, non solo lui, perché ci ricordiamo anche un altro qui negli Stati Uniti, Ted Bundy, per esempio, famosissimo anche per questa sua, completamente diverso, Ted Bundy, un'eleganza, un'intelligenza fuori dal comune, una capacità di interloquire in maniera sensata, arrivando persino a questa estrema forma anche di narcisismo, se vogliamo, e di sicurezza di sé eccessiva da difendersi di fronte al giudice, cioè da voler essere l'avvocato di se stesso. Dall'altro canto, invece, Roberto Succo era improntato molto di più sulla forza che sulla forza del cervello, però ce l'aveva, perché per tutto il tempo in cui lui era riuscito a fuggire vagando, girando, superando più stati, era riuscito a farla franca, cioè era riuscito a gabbare i controlli di tre sostanzialmente polizie, facendosi appunto arrestare qui poco lontano da casa, vicino a Treviso. Sicuramente come aveva anche Ted Bundy, aveva questo fascino, perché lui effettivamente è stato aiutato da alcune donne, riusciva ad affascinare le donne. Ricordiamoci che Roberto Succo comunque parlava fluentemente il francese, non era un personaggio terra terra, sapeva parlare un'altra lingua, la sapeva parlare bene, e mi risulta anche che scrivesse delle poesie a detta di qualcuno anche molto interessanti. Sì. Era una persona che si faceva notare. Tra l'altro aveva un contatto anche qua in Italia, e sembra che il contatto italiano, la sua amica, non fosse consapevole della sua vera identità, perché lui modificò una carta d'identità. Però è da prendere con le pinze, mi sembra che in Francia altre persone siano state effettivamente accusate di averlo aiutato, nonostante sapessero che c'era qualcosa di torbido. Queste erano donne, quindi la sua influenza sulle donne era abbastanza determinante durante le fughe. Certo, infatti. Poi un'altra cosa interessante è, tu stesso l'hai ricordato, quindi una persona intelligente, lui è scappato durante uno dei tanti permessi premio che si era guadagnato quando era all'OPG per lo studio. Lui si era iscritto, stava studiando, se non sbaglio, geologia, stava andando molto bene, quindi buoni esami, sembrava un detenuto modello, quindi anche questa capacità, tra l'altro, che aveva di sembrare una persona completamente diversa da quel Roberto Succo che nel 1981 aveva ammazzato i genitori. In quel caso là, appunto, scappato e aveva compiuto quello che, insomma, abbiamo appena detto, che magari tra un momento ritorneremo ad approfondire. Un'altra cosa che voglio invece, mi è venuto in mente adesso mentre parliamo, quando lui aveva ucciso i suoi genitori, quindi prima la madre, quella domenica sera aprile del 1981, se non sbaglio, la madre perché per le motivazioni che, insomma, adesso vedremo, e dopo poche ore, quando il papà è ritornato a casa dal lavoro, ha ucciso pure lui, entrambi li ha portati nella vasca da bagno del bagno di casa propria, riempita d'acqua. Io mi chiedevo quale poteva essere il ruolo dell'acqua nella mente di un serial killer, perché analizzando anche
il ruolo dell'acqua in altre vicende legate ad altri serial killer, pensavo Zodiac, mi incuriosiva capirlo. Al momento non vi so dare una risposta, ma è una di quelle cose che voglio approfondire, perché Roberto Succo, quando raccontò che cosa era successo, dice: volevo, le avevo messi nell'acqua perché volevo, insomma, da una parte certo che se non erano morti subito morivano annegati, ma anche per la questione di odore, l'odore che il cadavere poteva produrre, e quindi così facendo li aveva messi così. Poi lui era scappato, aveva preso la famosa Alfa Sud, che a suo dire non, i genitori non volevano che lui usasse perché era spericolato, andò, si rifugiò quindi in preda a... totalmente sconnesso, si rifugiò in Friuli Venezia Giulia, nelle valli del Natisone, da dove era originario il padre, Nazario Succo, all'esterno di una pizzeria, siccome in quei giorni stavano, le forze dell'ordine avevano diramato anche un identikit di questo, del figlio di questo poliziotto, ci fu chi vide l'auto aggirarsi nella zona per molto tempo, molte ore, lo arrestarono sostanzialmente. Nelle sue idee lui aveva due piani che voleva seguire. Uno era quello di andare da uno zio a Brescia, nel Bresciano, e raccontare tutto. Poi non ebbe il coraggio di fare questa cosa. Allora aveva deciso di ritornare a casa, quindi ruppe i sigilli che la polizia aveva messo nella casa, era andato lì con l'intento di far sparire i cadaveri, e invece vide che erano già arrivati gli altri. Anche questo è perfettamente illogica come situazione, non c'è nessuna razionalità, perché tu non puoi pensare che dopo giorni ancora i cadaveri siano rimasti là, soprattutto non puoi pensare che i colleghi di tuo padre, dopo 2 o 3 giorni che non lo vedono al lavoro, non si preoccupino di questo. Comunque, quando lui scappò, ritorniamo poi al 1986, anche in quel caso, insomma, ci furono, venne braccato, venne di lui diedero la caccia in tantissimi, e venne anche osannato, se vogliamo dire, da qualcuno. Osannato in che senso? Per il fatto che era un bel ragazzo, molte testate, anche giornalistiche, francesi, italiani, cominciarono ad apostrofarlo con, per esempio, nomi tipo poetici, molto romantici: il killer dagli occhi di ghiaccio, l'assassino al chiaro di luna, il cherubino nero, perché appunto, come ricordavi anche prima, aveva questo fascino, il bello e maledetto, e le donne stesse, probabilmente, non sono una criminologa, quindi quello che dico, come dire, lo dico anche così, è una mia modestissima opinione, probabilmente c'era anche quella caratteristica che caratterizza molte donne del io ti salverò, io ti cambierò, con il mio amore cercherò di colmare quelle lacune che tu forse hai, perché tutto ciò che Roberto Succo aveva nei confronti dei genitori, così Roberto Succo disse, era un odio forse verso la madre, dettato da una parte, lui dice, mi castrava, era una persona che era opprimente, un drago a due teste la definì. Dall'altro lato però, in un'altra confessione, lui dice, sentivo che mia madre non mi dava l'amore che io mi meritavo di avere da lei. E dall'altra parte, chiaramente, avendo un padre che apparteneva alle forze dell'ordine, quindi simbolicamente anche molto definito, lui sentiva di vivere in un ambiente dove c'erano solo divieti, moltissimi divieti: non puoi prendere la macchina per questa ragione, non puoi fare quello per questa ragione. Ed è stato un duplice omicidio istintivo che molto probabilmente però ha dato la stura a tutti quegli istinti che forse fino a prima con i genitori venivano repressi, venivano, come dire, tenuti a bada, anche a livello inconscio. Lì c'è stato il punto di non ritorno, il fatto di quando lui appunto volle far sparire le prove,
lì sicuramente capì che non si poteva più tornare indietro. C'era la caccia alla sua persona e da lì saltò fuori quel lato della sua personalità che era ammalato. Ah, Quindi sì. non ci fu altro da fare. Una cosa che ho visto spesso, ho sentito, è che viene detto che Roberto Succo fu un po' il capostipite di altri omicidi successi in Italia. Ci sono stati altri omicidi come quello fatto da Pietro Maso, che anche lui uccise i genitori, Erika e Omar Sì. Sì. uccisero altre persone della famiglia, però comunque il caso di Roberto Succo rimane singolo a se stesso, è totalmente diverso da questi casi qua, se sei d'accordo con questa mia frase. Sì, sono d'accordissimo perché ma anche per esempio Brenno, il più recente giovane che ha ammazzato i genitori a Bolzano, sono degli omicidi, hanno ucciso i propri genitori, che è una cosa terribile, gravissima e inimmaginabile. Roberto Succo però ha proseguito, cioè lui ha continuato ad uccidere. Ha continuato ad uccidere, appunto, seguendo forse anche una sorta di mappa mentale del crimine che lui si era creato. La Francia, la Svizzera, insomma, Perché poi gira. trovarono in una delle automobili che lui usò per la fuga, che rubò da qualche parte, trovarono che lui aveva tracciato una mappa e stava seguendo un po' un percorso particolare. Lui poi stava cercando di fuggire in Africa, se non sbaglio. Sì, così E l'avevo letto, sì. lui comunque stava pianificando, aveva una mappa tracciata, non si muoveva a caso. No, difatti, ma non si muovono mai a caso perché i serial killer, anche se sembra che siano casuali le loro azioni, in realtà non lo sono, seguono una logica, in quel caso la malata. Non abbiamo detto fino ad ora che le perizie hanno stabilito che era schizofrenico. Appunto, soffriva di schizofrenia paranoide ed era, secondo i periti, sia di primo che di secondo grado, totalmente incapace di intendere e di volere. Questo presuppone che, dovesse scontare la sua pena in un ospedale psichiatrico giudiziario, ma che non fosse imputabile di tutto, cioè non fosse imputabile sostanzialmente, perché ciò significa che nel momento che è stato riconosciuto, che nel momento in cui lui agiva, non era in grado di capire che cosa stava facendo e la gravità di ciò che stava compiendo. Quindi c'è anche da dire questo, non è stato considerato una persona o capace di intendere ma non di volere o viceversa, quindi con un barlume di coscienza di ciò che stava facendo. Lui è stato appunto a causa di questa schizofrenia che gli ha fatto totalmente, è stato considerato un'infermità sostanzialmente la schizofrenia che non gli ha consentito di capire ciò che aveva fatto. E è per questo che poi all'inizio ho detto lui è stata la vittima in più creatasi in seguito, perché è rimasto vittima. Lui si suicidò nell'88 mentre era nel carcere, ed effettivamente quel suicidio è un po' la prova che, non la prova, ma è un'aggiunta al fatto che lui aveva dei problemi mentali. Sì, Lui è sì, stato sì. vittima poi in seguito di se stesso. Hai ragione, hai Questo è ragione. Approvo e sono molto, come dire, mi piace questa tua osservazione, perché effettivamente tendiamo, e così l'avevo notato anche quando ho scritto il libro Ludwig, tendiamo poi a vedere che questi, cioè li consideriamo mostri. Ci fa comodo anche considerarli mostri, perché così facendo non li sentiamo come noi. Sono totalmente diversi da noi. Loro fanno queste cose, noi no. Sono come noi, in realtà. Sono degli esseri umani malati. E quindi è giusto, possono essere criminali,
come in fondo Roberto Succo era, ma era anche una persona come noi, malata, una persona malata di schizofrenia, una persona che ha avuto queste cose. Poi ci sono state tante polemiche anche intorno a tutta la vicenda di Roberto Succo. Ci sono state polemiche che poi hanno interessato la stessa polizia penitenziaria dopo la sua morte, perché si è suicidato in effetti in carcere. I secondini l'hanno scoperto al mattino quando lui aveva un'udienza, poi non lo vedevano più risvegliarsi, sapevano che lui solitamente dormiva mettendosi un cuscino in testa per non sentire i rumori, per non avere anche il fastidio della luce perennemente accesa. Quella mattina videro che, differentemente dal solito, stava ancora dormendo, sono entrati e hanno visto, l'hanno scoperto, un sacchetto gas da una bombola e lui è morto in quella maniera là. Tra l'altro, da quello che ricordo, se non ricordo male, anche il padre, quando lui uccise il padre, rafforzò questa sua azione delittuosa infilando la testa del padre in un sacchetto. Quindi era anche una modalità che lui conosceva. Quindi le polemiche sono state anche quelle. Come è successo che di notte, invece di essere osservato una persona così pericolosa, e pericolosa anche per se stessa, perché dalle perizie era emerso che era una persona che soffriva di deliri. Lui stesso l'aveva detto: io qui dentro non ci voglio stare, preferisco morire, come dicevamo anche prima. E poi anche il fatto che, per esempio, dalle polizie straniere, francesi soprattutto, ci furono delle accuse anche nei confronti della magistratura. Tra l'altro lui morì a Vicenza, al carcere di Vicenza, San Pio X. Lì perché? Perché vista la capacità sua di scappare, di fuggire anche in situazioni estreme, in situazioni dove potrebbe sembrare impossibile per altri, avevano ritenuto che mettendolo a Vicenza sarebbe stato più vicino al luogo dove poi si svolgeva questo processo. Quindi anche in quel caso ci sono state tante polemiche. Ritorno un momento indietro, relativamente anche alla morte. In tanti, fin dal principio, avevano messo in dubbio che fosse stato un suicidio, parlando invece che fosse morto per mano di qualcuno. Infatti, se ricordo bene, qualcuno puntò sul fatto che Roberto uccise dei poliziotti e dissero che questa fu una cosa che la stessa polizia non approvò, e quindi ogni volta che succede un caso del genere poi ci sono sempre le persone che mettono il dubbio e credono che effettivamente ci sia stata una punizione ulteriore per il fatto che dei colleghi furono uccisi. Una cosa che voglio dire è che ricordo negli articoli dell'epoca che la polizia francese fece i complimenti alla polizia italiana, perché loro dissero che, vista la pericolosità di Roberto, c'era una specie di sparate a vista, perché lui effettivamente era anche armato, prima di un fucile, poi di una pistola sottratta ad un agente, ed era pericolosissimo. Noi probabilmente, se l'avessimo preso, non sarebbe andato in quella maniera. E anche perché Roberto, come tu hai detto, aveva un fisico notevole. Quindi purtroppo una abbinata di un caso con problemi mentali e un fisico atletico come il suo era una abbinata terribile. Sì, era un'arma letale lui stesso. E una cosa che vorrei dire, ricercando sui serial killer, è che questo fatto successe negli anni '80 e sono passati un bel po' di anni. Nel frattempo il mondo effettivamente è cambiato e la tecnologia adesso darebbe un supporto molto molto grande in un caso simile. Adesso è molto più facile tracciare le persone, adesso ci sono tutti noi con un telefonino cellulare abbiamo delle videocamere. Io mi ricordo benissimo all'epoca, non voglio dire che si creò una psicosi, ma la paura del serial killer c'era nella città di Mestre. Io all'epoca ero ragazzino, però c'era questo passaggio di voci che diceva: l'ho visto in Piazza Ferretto, l'ho visto di qua, c'era questo panico. Adesso sarebbe un po' diverso, perché se si crede di avvistare un criminale, uno la prima cosa che fa, tira fuori il telefonino, chiama la polizia, filma,
Quindi da una ricerca americana sembra che i casi di omicidio commessi dai serial killer siano diminuiti moltissimo grazie al nostro stile di vita. Le vittime sono più difficili da trovare. Quindi volevo aggiungere un po' anche questo elemento qua, non so se tu sei d'accordo o meno. Allora, io vorrei leggere un po' meglio questa cosa, perché mi sembra anzi che sia più semplice addirittura trovare le vittime, perché con internet adesso, come dire, è molto più semplice andare a caccia. Poi hanno notato, hanno osservato, questa non è una novità che posso dire io, però hanno osservato che i serial killer sono comparsi, sono stati identificati in società fortemente industrializzate, ricche, tanto che ci sono dei criminologi che insomma hanno concluso che nei paesi poveri di serial killer non si parla. Si parla qui perché? Perché una società ricca, gli Stati Uniti per esempio, il termine serial killer è stato coniato qui, il maggior numero di serial killer è presente negli Stati Uniti, una società che crea alienazione tra le persone, fortemente individualista per esempio, dove le relazioni interpersonali sono molto complesse, molto difficoltose, e questo crea nelle persone degli stati d'animo di disagio, di una sensazione di emarginazione anche. Queste, abbinate ad una rabbia fortissima che aveva anche Roberto Succo, sono proprio una miscela esplosiva. Roberto Succo ha agito negli anni Ottanta, quindi gli anni in cui anche Mestre stava vivendo dei grandi cambiamenti. Io non lo ricordavo perché appunto abitando anche in un'altra provincia, Treviso, Treviso era, nonostante fosse molto vicina, nonostante lo anche adesso, è completamente diversa da Mestre. Mio papà ha lavorato una vita a Mestre, a Porto Marghera, quindi e lì è anche, diciamo che Mestre e Porto Marghera sono vicine, ma anche lì non sono propriamente la stessa cosa. Comunque Mestre, cementificata, leggevo proprio che si è sviluppata tantissimo, c'è stato un incremento demografico incredibile, arrivavano poi per andare a lavorare appunto nella vicina Porto Marghera, e vedevo che lì negli anni Ottanta c'è stata tanta di quella cementificazione, l'erezione di questi condomini, quindi con una perdita anche di una visione comunitaria da parte delle persone. Vedevo qua che c'erano praticamente soltanto 20 metri quadrati di verde per abitante, quindi con un PRG inesistente. C'è stato proprio uno stravolgimento di quella Mestre che fino a prima aveva più una mentalità di paese, ad una Mestre che quasi aveva perso, era stata snaturata, aveva perso la sua identità, per mettersi tutto al servizio di quel polo che poco lontano appunto stava attraendo lavoratori da tutta Italia. Quindi non ci si conosceva più come poteva succedere fino a 10 anni prima. Adesso c'erano persone da fuori, quindi insomma tutta questa perdita di punti di riferimento può essere stato anche l'humus che ha fatto sì che determinate condizioni si sono venute a creare anche in una città come Mestre, che non è New York, non è Milwaukee, non stiamo parlando di città enormi e già caratterizzate, come dire, da tradizioni criminali molto forti, ecco. Il contrasto tra i dati che avevo trovato io invece, giustamente il punto di vista tuo, credo sia nel lanciare il messaggio di non abbassare mai la guardia, perché queste cose succedono e probabilmente continueranno a succedere, e tener d'occhio i segnali probabilmente, perché effettivamente anche per Roberto sembra ci fossero stati dei segnali quando era ragazzino, segnali del tipo che sezionava degli animali in garage, cose del genere, che a detta degli esperti sono dei segnali tipici di alcuni serial killer che poi passeranno dagli animali agli esseri umani. Sì, infatti hai ragione. Considerare proprio quei segnali. È anche vero che parliamo di tanti anni fa,
E questi strumenti, non solo moltissimi, noi non eravamo in possesso di questi strumenti per capire queste cose. Quanti di noi hanno avuto degli amichetti che da bambini tagliavano, per esempio, le code alle lucertole o facevano altre cose? Io non le ho mai fatte, ma mi ricordo che da bambina, insomma, avevo dei vicini di casa che lo facevano. Non per questo andavamo subito a pensare che forse, e anche perché il termine serial killer per noi di provincia non esisteva. E poi c'è anche da dire proprio che i genitori non possedevano sicuramente gli strumenti per poter identificare questo. Si è sempre pensato poi quando crescerà cambierà, sono cose, sai, non è facile. Poi però c'era anche una stigmatizzazione un po' differente per quanto riguarda il comportamento di una persona. Una volta c'era più la tendenza a nascondere se qualcuno in famiglia aveva dei comportamenti tra virgolette anomali. Io spero e credo che invece adesso ci sia un'apertura diversa, dove quando c'è un problema c'è più la tendenza nel cercare aiuto che nel far finta che il problema non esista, ma si spera, lo spero, non ho dati certi su questo. Bravissimo, si spera, perché quando si parla ancora oggi però di malattia mentale si tende comunque a considerare qualcosa che non ci riguarda, comunque persone diverse da noi. Quante volte anche negli ultimi tempi io leggo che la grande rivoluzione fatta da Basaglia, diciamo alla fin fine, a distanza poi di anni, la osservi, è stata una rivoluzione incredibile, ma quanto la società l'ha recepita interamente? Giusto ancora... ricordare cosa fece Basaglia. Basaglia chiuse quelli che erano gli istituti mentali, e quindi cercò di reintrodurre nella società in maniera diversa le persone che erano state bollate come pazze o con malattie mentali. Giusto dire per qualcuno che mai non si ricordava chi fosse. Certo, ma oggi abbiamo capito che quelli che chiamavamo pazzi sono come noi e che la normalità non esiste, lo abbiamo capito? A me non sembra che l'abbiamo capito veramente, perché continuiamo ad emarginare e a vedere diversi tutti coloro che non sono come noi. Ciascuno di noi ancora continua a mettere se stesso come metro di paragone per giudicare. È normale, certo, ma dovremmo andare oltre. Ecco, questo lo dico. Certo, senza ombra di dubbio, anche perché poi questo tipo di conversazioni nel ripercorrere alcune storie di cronaca nera dovrebbero servire per degli spunti futuri, per riuscire a capire meglio i problemi, per cercare eventualmente di evitarli o di sistemarli al meglio. Certo, sono perfettamente d'accordo, mi piace il taglio che hai deciso di dare, che proprio, come dire, se vogliamo avviarci verso la conclusione, è proprio quello che dicevamo adesso, cioè la normalità non esiste. Roberto Succo è stato una vittima di se stesso, che si va ad aggiungere a tutte le altre vittime che lui stesso ha creato, che lui stesso ha fatto, e di conseguenza, insomma, è stata una storia che è avvenuta tanti, tanti anni fa. È stata una storia che continua ancora adesso però ad esercitare un fascino verso tanti. Sulla storia di Roberto Succo sono stati fatti film, rappresentazioni teatrali, so che l'anno scorso è stata fatta anche una graphic novel, so che nel 2012 addirittura a San Francisco è stata portata una pièce teatrale che si concentrava sulla sua vita e sui suoi delitti avvenuti di qua e di là, diciamo, dell'Europa. Quindi sì, questo, però anche non sentirci strani, cioè non dire noi non c'entriamo. Roberto Succo è stato il prodotto anche di una società, è stato anche il prodotto di un momento, e della società facciamo parte tutti. Ed è la stessa, bene o male, la stessa cosa che pensavo quando avevo fatto la mia ricerca anche precedente, sia su Ludwig, ma anche, e qui la psicopatologia, la schizofrenia e cose così non c'entrano, o quantomeno non c'entra la schizofrenia, per essere più precisi,
tutta la vicenda di Maniero, dei suoi sodali e di tutto. Anche quello è stato il prodotto di una società che voleva diventare ricca, una società che sognava i soldi facili, una società che era in fondo orgogliosa di avere anche il proprio criminale. Come il Sud, anche noi abbiamo il nostro criminale e tu non sai, ma anzi sicuramente lo saprai meglio di me perché sei di Venezia, quanti, mentre io stavo facendo l'inchiesta su Maniero, la Mala del Brenta, mi dicevano si stava meglio quando c'era Maniero. Oppure io con Maniero ho preso il caffè, io conoscevo uno che questo orgoglio di aver avuto, però vedi, mentre per Maniero lo si portava in palmo di mano, soggetti come Ludwig o come Roberto Succo non sono come noi, loro sono dei mostri, noi non abbiamo niente a che vedere con quello. Perché poi c'è la tendenza, allora c'è indubbiamente il fascino del crimine, perché c'è il crimine ha potere e molti rimangono affascinati dal potere. E spesso c'è un'idea sbagliata in alcune persone che vedono il criminale come qualcuno di potente, di affascinante e che non va ad intaccare la loro persona, che non è vero, perché poi quando un criminale opera nella società va ad intaccare tutta la società, siamo tutti poi colpiti direttamente o indirettamente. Mentre con un serial killer c'è la paura del fuori controllo e quindi Certo. c'è questa paura: no, questo potrebbe fare del male anche a me. C'è un po' questo gioco di ruoli nel Certo. vedere la criminalità. Monica, io ti ringrazio tantissimo. Non so se hai voglia, se pensi ci sia da aggiungere altro in quello che abbiamo parlato di Roberto Succo, la tua disponibilità è apprezzatissima. Lascio a te l'ultima parola se vuoi aggiungere qualcos'altro che non è stato detto. Ma guarda, in realtà aggiungere adesso, senz'altro quando ci saluteremo mi verrà in mente qualcosa che potevo dire. Diciamo che è abbastanza la normalità. No, adesso la sola cosa che mi viene da dire è ringraziarti di nuovo per avermi chiesto di fare questa chiacchierata molto informale, ma non per questo meno, insomma, meno preparata, meno basata anche su fatti legati a studi, ma anche ad esperienze che possono essere state le mie, personali e anche professionali. E spero che gli amici della pagina, se di me stesse, potranno apprezzare. Mi piacerebbe che potessero dire la loro, potessero aggiungere appunto le cose che, per esempio, io non ho detto o perché non le conoscevo o perché in questo momento appunto non mi sono ricordata di dire, voglio anch'io saperne di più, quindi chiedo a loro chi l'ha conosciuto, chi ce l'aveva in classe assieme, chi ha conosciuto il papà, chi ci viveva vicino, insomma, chi può dare un contributo anche personale a questa storia. Io lo ringrazio infinitamente perché diventa un modo anche per me di imparare e di apprendere ulteriori cose che, insomma, in questo momento non conosco. Sono sicuro che già qualche utente aveva scritto nel mio post precedente riguardo a Roberto, aveva scritto qualche esperienza personale. Sicuramente ci saranno altre persone, altri utenti del gruppo che avranno molto, molto altro da dire su questa storia. Fa parte di Mestre, abbiamo vissuto lì, quindi sicuramente ci sono dei testimoni. Monica, ti ringrazio ancora, ti auguro una bellissima giornata. E ci si risente presto, magari forse per un altro video su un altro argomento, se avrai voglia di farlo. Va bene, grazie mille a te e grazie mille a tutti per quelli che ci vedranno. Di nuovo.